Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Piper di Fontana Fredda, ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che ricordo ogni settimana il giovedì sera e va in onda su Radio Piper in prima serata, dunque sulle frequenze degli 88.800 MHz, 93.800 per tutto l'Alto Adriatico col sistema RDS e con la stereofonia, un segnale che si riceve bene da Venezia fino al Quarnero su queste due frequenze. Naturalmente vi auguriamo un buon ascolto. Saluto subito la regia qui a Fontana Fredda, Paolo Gavasso, e altresì a Treviso Rosario Moreno, che è, diciamo, alla conduzione di RST Science, ovvero Radio Science .it, Radio Science TV, un'emittente radio televisione online, cioè che trasmette su internet e gratuitamente ripete il nostro programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che nasce qui da Fontana Fredda, da Radio Piper. Noi naturalmente ringraziamo Radio Science per questa preziosa collaborazione, e dunque è un approfondimento che parla di tutto quello che è difesa, tutela della vita del pianeta, che in questi ultimi tempi, insomma, questo pianeta non è che stia molto bene. Ecco, cosa sta succedendo? La colpa non è certo del cielo, se ci sono a volte questi fenomeni molto violenti che causano dei piccoli tornadi con danni ingenti, ma la causa principalmente è proprio qui sulla Terra, cioè l'uomo che ora sta raccogliendo quello che ha seminato, che piaccia o non piaccia, questa è la situazione. Noi stiamo descrivendo il pianeta di oggi, sostanzialmente. Dunque, ai microfoni Massimo Bonella, vi ho già ricordato i nostri registi. Prima di partire, una notizia che riguarda proprio la zona di Pordenone e provincia, perché noi abbiamo appreso che nella giornata di lunedì sera, poco dopo le 18, c'è stata una forte ondata di maltempo. Praticamente è interessato il Trevigiano, la parte, diciamo, della statale 13, ma in modo particolare poi il tutto si è concentrato in Pordenone. Problemi anche nel veneziano, c'è stata una burrasca in laguna di Venezia, ma ripeto, la cosa più pesante si è praticamente verificata a Pordenone, e da Telefriuli, che ha mandato una news che noi abbiamo poi anche riportato sulla nostra testata pianetaoggitv.net, quella che è diretta dal sottoscritto, ecco, vi posso ricordare quello che è successo. Praticamente poco dopo le 18 su Pordenone si era abbattuta una violenta ondata di maltempo, grandine piogge e forte vento che hanno provocato danni, allagate le prime file del parcheggio di Marcolinne, ma si segnalano anche alberi caduti e sradicati e cassonetti sparsi sulle strade. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi all'interno della città. Bene, allora adesso andiamo quindi diciamo nel concreto nella nostra trasmissione. Vedo già pronto nell'altro studio Albiano Appi dell'Associazione Culturale Sicomoro di Pordenone, ricordo il sito internet per maggiori approfondimenti, sicomoro.com, a cui do subito la parola perché ha un interessante, importante ospite, un importante documentarista e reportagista da presentarvi, noto a livello internazionale. Vi ricordo, questa è Radio Piper, 88.8, 93.8 le nostre frequenze. A te la parola, Alviano, prego.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, grazie dello spazio che ci dedicate. Questa sera facciamo una trasmissione come tema i cerchi nel grano del 2017, i messaggi che ci arrivano da questi crop circle, come anche vengono chiamati. E in questo percorso lo facciamo con un esperto del settore, Pier Giorgio Caria, ricercatore, documentarista, vincitore anche di due premi internazionali proprio sul tema che andiamo a trattare. Allora, Pier Giorgio, innanzitutto, prima di arrivare proprio ai cerchi di quest'anno, intanto grazie per la disponibilità e la partecipazione. Grazie a voi, Adriano. Dal punto di vista prettamente fisico, come li potresti descrivere i cerchi, così per qualcuno che non li conosce, che cosa gli diresti? Un crop circle, un cerchio nel grano, che cos'è? In poche parole. Viene definito un cerchio nel grano, che è un termine comunque tecnicamente non esattissimo, vengono chiamati anche pittogrammi o agrogrammi. Sono delle simbologie che vengono stampate al suolo, simbologie, quindi figure molto precise, molto grandi, con centinaia di metri, decine o centinaia di metri di diametro o di lunghezza, perché poi non abbiamo solo cerchi, abbiamo anche tantissime altre figure geometriche che appaiono soprattutto nei campi di grano dell'Inghilterra. Quindi sono delle figure simboliche che si ottengono dalla piegatura a terra, dalla, diciamo, differenza di luce o di colore che si crea dalla piegatura a terra della pianta di grano rispetto ad altre piante che rimangono in piedi, che rimangono verticali. Ma il fenomeno comunque comprende colture che non sono solo il grano: abbiamo l'orzo, abbiamo erba, o addirittura sono apparsi dei cerchi in campi di fave, oppure quando la stagione del grano è ormai finita perché è stato mietuto, sono comparse negli anni anche figure nei campi di mais, e sappiamo che il mais è una canna praticamente, quindi non è delicata e duttile come uno stelo di grano, eppure l'energia che oggi sappiamo è la causa di queste figure, quindi dell'abbattimento a terra della pianta, grano o quello che sia, è praticamente in grado anche di flettere uno stelo grosso e rigido come quello della pianta di mais. Quindi, ecco, queste figure, scusami, concludo, Alviano, queste figure sono dei simboli che lanciano un messaggio all'umanità. Il simbolo è universale, sono simbologie che attengono ai vari rami della scienza, ma anche alle antiche culture, quindi simbologie anche sacre, anche iniziatiche e così via. Senti, in realtà ci sono persone che dicono che in realtà questi cerchi sono cerchi terrestri. Perfino il CICAP, in una rivista Focus, aveva detto: ecco, vedete, questo è un cerchio nel grano che abbiamo fatto noi. Sì, quanto credito si può dare effettivamente al fatto che questo sia un qualche cosa che è prodotto dall'uomo? Ma guarda, Alviano, fare chiacchiere è molto facile, tutti possono dire qualsiasi cosa, il problema è poi dimostrare che sia vero. Purtroppo a volte le persone cascano e cadono in questo inganno, per cui qualcuno dice: ecco, io sono l'esperto che vi certifica, salvo poi che l'esperto in realtà tutto fa tranne che certificare, e spara menzogne una dietro l'altra. In questo caso il CICAP spesso e volentieri si è reso responsabile di un'attività che tutto ha a che vedere tranne che con parlare della verità. Quindi a volte è vero, qualche cerchio nel grano qualcuno del CICAP l'ha fatto, cioè ha piegato al suolo delle piantine, ma non perché esistano i falsi Rolex o le false borse di Prada. Allora Prada o il Rolex non esiste veramente, anzi di solito l'esistenza di un falso indica proprio che esiste un originale, perché se i cerchi nel grano non esistessero, i cerchi nel grano fatti da mano a mano non sarebbero dei falsi, sarebbero degli originali. In realtà esistono dei cerchi nel grano falsi, perché il fenomeno è una copiatura anche molto
grezza del fenomeno, ovviamente per cadere nella trappola del cicapo di qualsiasi alto millantatore che dice che il fenomeno esiste solo come fenomeno umano, deve essere molto ignorante in termini di conoscenza del fenomeno reale, che involucra non solamente la piegatura del grano a terra, ma abbiamo tantissimi aspetti scientifici non riproducibili da una persona che con assi e cordicelle schiaccia il suolo del grano per realizzare, o qualsiasi altra coltura per realizzare delle figure, quindi nei cerchi nel grano, ad uno studio scientifico che è possibilissimo farlo, perché il fenomeno comunque esiste ormai da più di 30 anni, quindi è un fenomeno che si ripete ogni anno, si ripete in molti luoghi del mondo, Italia compresa, perché è un fenomeno che si può studiare, per cui al di là di fare tante chiacchiere uno dovrebbe interessarsi e fare una ricerca seria su che cosa realmente il fenomeno manifesta in termini di aspetti scientifici. Quindi abbiamo delle anomalie dal punto di vista fisico, quindi l'energia che piega il suolo, le piantine, poi fa evaporare in maniera rapida il fluido cellulare, quindi l'acqua delle cellule dello stelo, creando delle crepe. Ci sono delle modifiche nella struttura cristallina dei semi, ci sono delle modifiche nella stessa, diciamo così, componente genetica del grano, per cui il grano irraggiato da questa energia cresce a velocità diversa una volta piantato dal grano comune, cioè non irraggiato. Abbiamo delle anomalie a livello di suolo, abbiamo dei campi energetici in situ che creano delle interferenze alle apparecchiature elettroniche. Insomma, abbiamo una grande pletora di manifestazioni fisiche ed energetiche che permettono a noi ricercatori di distinguere con una certa chiarezza il fenomeno vero da quello falso. Sì. Abbiamo delle componenti geometriche molto particolari, spesso e volentieri i veri cerchi nel grano sono realizzati con la geometria sacra, quindi con la progressione di Fibonacci, la proporzione aurea e così via, quindi solo una persona molto ignorante può dare credito a qualsiasi imbecille che va lì a dire ma i cerchi nel grano sono solo dei falsi. Quindi io invito le persone che hanno un qualche interesse verso il tema a fare delle indagini piuttosto che ad affidarsi alla bocca o alla penna di qualche pseudo ricercatore o di qualche pseudo garantista di una presunta verità che in realtà sono una grande palla e una grande menzogna. Ecco, e nelle tue dimostrazioni, nelle tue conferenze, si può trovare anche una relazione che tu fai tra i crop circle e l'ufologia, non è, sarebbe un termine esatto, cioè la presenza di una intelligenza, diciamo, extra umana, non umana, nell'intervento. Che cos'è che ti porta a dire nelle tue ricerche che si deve seriamente considerare questo aspetto? Ma anche questo, Alviano, è il risultato di tutte le ricerche che noi investigatori abbiamo fatto nel corso degli anni. Il tenore stesso della tipologia del messaggio che ci arriva dai cerchi nel grano non è altro che una ripetizione del messaggio che già è stato lanciato sin dai primi anni 50 attraverso il cosiddetto contattismo, quindi attraverso persone umane scelte da questi esseri per dare messaggi all'umanità. Quindi nei cerchi nel grano ritroviamo tutta quella varietà di indicazioni che sono sul modo assurdo con cui noi viviamo nel pianeta Terra, sul disastro a livello ecologico che stiamo combinando, sulla direzione rischiosissima che abbiamo preso in ambito soprattutto strategico-militare con le armi nucleari, sul fatto che siamo in un momento di grande cambio che sfocerà in un contatto cosmico, ma anche in un evento profetizzato ormai da migliaia di anni, che è la seconda venuta di Cristo sulla Terra, oltre poi a tutta una serie di informazioni anche geometrico-matematiche e scientifiche che sono state date attraverso appunto la simbologia, e non solo la simbologia. In questi anni sono comparsi molti cerchi che erano dei diagrammi in codice binario, addirittura abbiamo dei cerchi nel grano con messaggi in codice ASCII. Il codice ASCII è il codice informatico che viene usato per programmare i computer o per incidere i CD che poi ci ascoltiamo a casa con della bella musica e così via. Quindi abbiamo un'enorme varietà e tipologia di messaggistica che ci arriva attraverso questi simboli. Quindi non solo le componenti, diciamo così, scientifiche
quindi fisico-energetiche, che sono un effetto causato dall'energia che piega a terra le piantine, è enormemente varia, ma la stessa professionalità o le stesse competenze scientifico-professionali manifestate attraverso i messaggi dei cerchi nel grano imporrebbero che, se di falsari stiamo parlando, i falsari dovrebbero essere dei professori universitari, degli scienziati, degli esperti in antiche religioni e così via. Io credo e penso che tutto facciano questi personaggi, tranne che andare in giro a deturpare i campi di grano, che tra l'altro sono proprietà private, quindi rappresenterebbe pure in un certo qual modo un reato. Io sono stato varie volte in Inghilterra e mi è capitato più di una volta che il proprietario del campo ci ha trovato dentro il campo a fare le nostre investigazioni e siamo stati cacciati in malo modo, perché già l'agricoltore era indispettito dalla comparsa del fenomeno, che comunque un certo danno economico arreca all'agricoltore, in quanto appunto una parte del grano piegato a terra poi le trebbie non riescono a raccoglierlo. Quindi diciamo, bisognerebbe affrontare il fenomeno in maniera critica, in maniera intelligente, invece che la solita sciocca e stupida credenza degli UFO, che non è altro che un inganno, una grande manipolazione della mente delle persone per far credere loro che niente di serio ci sia in tutto questo. Ma il credo io lo abolirei. Noi dobbiamo fare ricerca, perché non stiamo parlando di fantasmi, ectoplasmi o qualcos'altro di intangibile, stiamo parlando di un fenomeno fisico, di un fenomeno che, certo, è studiabile, e quindi se è un fenomeno oggettivo, l'oggetto del fenomeno può essere sottoposto ad una normalissima ricerca scientifica. Certo. Ecco, io, Giorgio, sono io che riprendo Massimo dallo ciao studio. Massimo. Ciao Pier Giorgio, dunque è sempre un piacere naturalmente averti qui in trasmissione, anche sulle altre trasmissioni, quelle televisive, anzi spero di prossimamente di incontrarci proprio per un discorso anche televisivo. No, ecco, volevo ricordare intanto a chi si fosse sintonizzato in questo momento che questa è Radio Piper, il programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che viene irradiato sulle frequenze del nord-est d'Italia 93.8 88.800 MHz in stereofonia per tutto l'Alto Adriatico. Ecco, ringrazio anche Radio Saius TV di Treviso, l'emittente online nazionale, che poi a sua volta ha tutta una serie di emittenti locali, cioè emittenti online a taglio locale che sono collegate a reti unificate. Ecco, dicevo questo, una bella, diciamo, a proposito del crop circle, una bella accoglienza l'avevamo avuta, credo che era il 2004, a cavallo 2004-2005, a Ranzano di Pulcinigo, perché anche lì c'è stato un pittogramma, poi si è ripetuto una seconda volta e il proprietario del campo, anzi i due coniugi, che adesso mi sfugge il nome, ecco, ci hanno accettato in maniera molto, diciamo, in maniera molto gentile, e non solo noi, anche i vari ricercatori che andavano a fare delle misure, eccetera. Poi noi, per quanto riguarda il discorso, ma gli altri dicono che non è vero, ma gli altri, cioè, noi diamo una informazione, noi cerchiamo di capire cos'è questo fenomeno a prescindere di quello che dicono gli altri. Chi interessa ci ascolta, chi non interessa può anche, diciamo, prendere altre forme di informazione. Ma quello che sono d'accordo con te, Pierre, che appunto noi non dobbiamo stare qua a raccontare niente, ma a fare ricerca, a far emergere quegli elementi. Io che parlo del risultato delle mie ricerche, esatto, Massimo, esatto. Io le cose che dico le ho toccate con mano, poi il pinco pallino qualsiasi, ma io non ci credo, ma saranno affari suoi, ma non è che, sì, perché ha detto non ci credo poi questa persona è in grado di dimostrare né per il sì né per il no. Quindi umilmente le persone dovrebbero ammettere, se non altro, di non averci mai perso uno straccio di tempo per verificare se quanto viene detto da presunti divulgatori o da presunti controllori della verità rivelata sia vero o falso. Oggi è un mondo, soprattutto quello di informazione, estremamente corrotto, perché comunque il potere ha paura di questa presenza extraterrestre, quindi fa di tutto per manipolarla, per screditarla e per far sì che le persone imbottigliate nei credo rimangano lontani da un tema che potrebbe dare molto fastidio al sistema nel quale oggi viviamo. Questo è il vero problema. Alla fine è sempre, come diceva qualcuno, un problema di soldi, cioè di potere.
Ah, sicuramente, ecco, questo ecco, è sempre il denaro, ecco, mi vengono in mente ad esempio gli editoriali di Radio Science a lunedì sera ecco, alle 18.30 con il dottor Giovanni Cignaulin, ecco, su questo anzi invito gli ascoltatori ad ascoltarli perché la dice lunga. Sì, no, ma noi dei controllori o cosa non vogliamo nemmeno entrarci in merito, non vogliamo assolutamente dire nulla, è semplicemente interessante far emergere i risultati di queste ricerche, ecco, questo sì, è appunto è il lavoro poi del giornalista di divulgare queste informazioni ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori in generale. Ecco, vi restituisco la linea, prego Aldiano, credo che abbiamo ancora pochi grazie minuti. Allora, sì, a parte è giusto dire che bisogna rimanere nel campo dell'oggettività, tant'è vero che ci sono degli studiosi, dei ricercatori che la piazzano addirittura a telecamere nella notte in determinati punti e raccolgono anche osservazioni di un certo rilievo, come sfere di luce che in pochi istanti sono in grado di imprimere questi grandissimi cerchi. Comunque, certo, andando all'oggi, allora, nei cerchi del 2017, che cosa ci puoi dire come messaggio che ci giunge, diciamo, i messaggi più pregnanti, Alviano, come accade da qualche anno a questa parte, sono stati soprattutto dei simbolismi a carattere iniziatico messianico, quindi che comunque reiterano il fatto che siamo nel tempo della seconda venuta di Cristo. Ovviamente non sto parlando di religione, di chiese, di Vaticani o robe del genere, stiamo parlando del Cristo cosmico. È un tema delicato che non è facile affrontare in poche parole, però comunque Cristo ha promesso che tornerà, ha promesso che nel tempo della sua seconda venuta sarebbero accadute delle cose, stanno accadendo oggi queste cose, lo possiamo verificare con uno studio attento, e i cerchi del grano non fanno altro che riportare e sottolineare attraverso le varie simbologie manifestate che appunto questo è il tempo. Poi i cerchi nel grano quest'anno hanno marcato con una certa, diciamo così, attenzione la grande eclisse che c'è stata i giorni scorsi, esattamente il 21 agosto negli Stati Uniti, come momento catartico di grande cambio per i tempi immediatamente a venire. Abbiamo altri cerchi nel grano che parlano del cambiamento della stessa struttura materiale del sistema solare, pianeta Terra e uomo compreso, quindi diciamo i leitmotiv di quest'anno sono stati principalmente questi tre argomenti. Non è stata una stagione particolarmente ricca, abbiamo circa più o meno una trentina di cerchi comparsi in Inghilterra, la stagione è partita con molta forza tra maggio e giugno, però è andata rallentando fino al punto che nel mese di agosto in Inghilterra abbiamo solo 4 cerchi nel grano comparsi. Però ribadisco, le simbologie principalmente riguardano l'eclisse, il cambio, il ritorno di Cristo. Sì, ovviamente la base di tutto questo rimane sempre il fatto che sono messaggi in codice simbolico che le civiltà extraterrestri che ci stanno visitando e che sono comunque partecipi e collaboratori di questi grandi eventi di cui ho parlato, imprimono al suolo in modo da bypassare la fortissima coltre di censura e manipolazione che c'è su queste informazioni da parte dei governi di tutto il mondo. Poi parliamo dei governi, ma in realtà stiamo parlando della grande cupola di potere che ha in mano l'economia mondiale, il che è ancora peggio, perché parliamo di entità di cui la maggior parte delle persone non sa proprio nulla. Io mi ricordo che l'anno scorso tu eri rimasto un po' colpito da un particolare pittogramma, quello di come se ci fossero due squali all'interno di un... ci puoi dire rispetto a quello che succede oggi, quello di ieri, cioè che cosa... Perché ti ha colpito un poco questo cerchio? Ma quel particolare cerchio nel grano mi colpì perché riguardava un passo specifico dell'Apocalisse, parlava delle due bestie dell'Apocalisse e parlava della battaglia che si scatena tra queste due bestie, quindi che stiamo entrando in un tempo dove il potere monolitico che fino a ieri ha dominato il mondo non è più tale. Quello che un po' molti chiamano il nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale oggi è fortissimamente in crisi
perché nel momento in cui una potenza come la Russia esce fuori da questo progetto e decide di andare per i fatti suoi, il nuovo ordine mondiale non si può fare, è fallito, perché non ci può essere ordine mondiale se ne sta fuori la prima o forse la seconda potenza nucleare mondiale. Quindi gli artefici, i soggetti pensanti, progettanti il nuovo ordine mondiale oggi hanno un bel grattacapo da pelare, perché c'è Putin con le sue migliaia di armi nucleari che si è messo di traverso e non ne vuole più sapere di entrare all'interno di questa congrega. Abbiamo anche un Papa Francesco che comunque non fa più, non segue più pedissequamente l'agenda di questi personaggi, e quindi hanno problemi. Quindi oggi il potere è diviso in se stesso, è in battaglia con se stesso, perché appunto importanti fazioni, importanti personaggi dell'ambito del potere anche religioso non sono più sodali con quel tipo di progetto, per cui questa situazione si inasprirà sempre di più. Quello che comunque sia il libro dell'Apocalisse che tantissime altre profezie che io ho studiato annunciano, e quindi stiamo andando incontro a un periodo di grandissima instabilità geopolitica e non solo climatica e geologica del pianeta. Quindi questo cerchio nel grano l'anno scorso mi ha colpito, perché in qualche modo rappresentava la summa di questo discorso. Ricordando anche che nella profezia Dio dice: io sconvolgerò le menti dei potenti, quindi sta accadendo questo. La mente dei potenti non funziona più come un tempo, quindi prendono decisioni che loro vorrebbero portassero a certi risultati, invece questi risultati non arrivano, anzi a volte ottengono l'esatto contrario. Quindi oggi il potere mondiale è fortemente in crisi, il che per noi popolo rappresenta un problema, perché il potere c'ha armi, c'ha economia, c'ha in mano la finanza, quindi alla fine noi ci ritroviamo un po' tra l'incudere e il martello. Quindi approfondire, interessarsi di questi argomenti è una specie di, come possiamo dire, di lente magica che ci permette un po' di scrutare dietro le quinte delle vere cause della situazione che c'è oggi nel mondo. Guarda Pier, io penso che abbiamo sicuramente interessato molte persone che ci stanno ascoltando. Ti invito proprio per chiudere a dare dei riferimenti per coloro che vogliono approfondire sui tuoi siti, sulle tue cose, quindi ti invito a chiudere con questo. Sì, grazie Alviano. Allora, io scrivo vari articoli su queste tematiche, c'è una sezione del sito di Giorgio Bongiovanni che è www.giorgiobongiovanni.it, dove c'è una sezione dedicata ai miei articoli, soprattutto sul tema proprio dei cerchi nel grano. Ce ne sono un paio anche su alcuni importanti cerchi di quest'anno, altri ce ne ho in preparazione che verranno pubblicati nello stesso luogo. Ho una pagina Facebook ufficiale più una pagina Facebook dedicata solo ai miei eventi, per chi volesse incontrarmi o ascoltare le mie conferenze. Ho un canale YouTube, Pier Giorgio Caria 59, che è veramente zeppo di conferenze su tantissimi temi: gli extraterrestri nella Bibbia, l'ufologia, la visita extraterrestre, i cerchi nel grano, che rappresenta un enorme bacino di informazione per le persone che vogliono anche vedere le prove e la discussione, diciamo, di elementi documentali che danno sostegno alle cose di cui io parlo. Quindi Facebook, il sito di Giorgio, con anche Giorgio e messaggi che riceve dagli extraterrestri e dal mondo divino, e il mio canale YouTube Pier Giorgio Caria 59, appunto Facebook l'abbiamo detto. Insomma, tutta una serie. Beh, poi chi mi volesse scrivere, scrivete a info@piergiorgiocaria.it. distribuisco una serie di libri in formato elettronico gratuitamente per chi volesse iniziare ad approfondire in maniera seria tutti questi temi. Sempre basta che ne fate richiesta a info@piergiorgiocaria.it. insomma, oggi sono in grado, attraverso le vie telematiche, di fornire alle persone che desiderano informarsi su questi temi veramente tantissima informazione. Allora, ecco, noi ti ringraziamo moltissimo. Scusa Pier, un flash: domenica 17 settembre alle 14:30 credo che sei ad Ancona.
Domenica 17 settembre, te lo dico subito, Marco, perché ormai sono vecchio e stanco e la memoria. No, non mi sembra, quando ti vedo dimostri pochissimi anni. Allora, te lo dico subito. E allora, solo aspetta che apro il mio calendario. Tra l'altro, verrò anche nella tua zona. Dunque, hai detto settembre, eccolo qua, settembre. Che data hai detto? Sì, il 17 settembre sì. Sarò ad Ancona. Adesso abbiamo una data qui nelle Marche a Fermo, il 3 di settembre faremo una conferenza pubblica con Giorgio Bongiovanni, ci sarà anche lo streaming. Il 24 di settembre sarò nella zona di Udine e parlerò di un tema molto particolare, un seminario di un'intera giornata dedicato al tema della terra cava, cioè di questa teoria verità di cui la maggior parte della gente non ha mai sentito parlare, quindi un tema molto interessante che comunque prenderà più di una giornata per poter essere trattato, diciamo, nei vari aspetti. Sì, che io posso so che se ne parla molto all'estero di questo. Naturalmente noi ci vedremo anche con la televisione. Alviano, se vuoi concludere. Ah beh, certo, io ringrazio Giorgio scusate, saluto i radioascoltatori, ti passo la linea, grazie e buonasera. Un saluto a tutti, un caro abbraccio a tutti ragazzi. Grazie dunque per Giorgio Caria, grazie anche a Alviano Appi per la conduzione, Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, grazie anche ai nostri registi Paolo Gavasso a Fontana Fredda, Rosario Moreno a Treviso con Radio Sales che gratuitamente ripete il nostro programma che nasce qui da Radio Piper sui 93.8 88 800 MHz, questa è Radio Piper, avete ascoltato il programma Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, io sono Massimo Bonella che vi saluta e vi auguro un buon proseguimento con le nostre trasmissioni, alla prossima settimana. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.